Il ministro dell'interno Luciana Lamorgese ha inaugurato con il taglio del nastro la nuova questura di Andria Barletta e Trani. L'edificio di nuova costruzione si trova in Via dell'Indipendenza, ad Andria. Alla cerimonia, che ha visto anche la deposizione di una corona di alloro, ha partecipato anche il capo della Polizia di Stato, il prefetto Lamberto Giannini, e le maggiori autorità civili, militari e religiose. 27 luglio da ricordare perché c'è la forza della presenza dello Stato sul territorio. I presidi fissi che sono stati stabiliti qui sono fondamentali, la gente aveva bisogno di vedere le divise, aveva bisogno di vedere uno Stato che si impegna non solo con le parole ma con i propri uomini, e questo è stato fatto, è ciò che si chiedeva da tempo, e vedere la questura, una questura di queste dimensioni che si riempirà di tanti uomini, significa veramente un presidio forte che annienterà la quarta mafia. La città e la provincia intera attendeva da tempo non l'inaugurazione, attendeva il presidio effettivo, quindi gli uomini, l'operatività è quello che chiediamo. Una provincia che è molto malmessa sotto alcuni aspetti ma che ha delle ricchezze e delle potenzialità da far emergere, e lo deve poter fare anche con l'ausilio a 360 gradi di tutte le forze dell'ordine, di tutte le istituzioni. Come sindaci della sesta provincia stiamo facendo un lavoro di interazione non indifferente anche sotto il coordinamento del prefetto. Lo Stato c'è, è presente e soprattutto mette in campo energie e forze e soprattutto determinazione. L'importanza è oggi stabilire ancora una volta una grande relazione tra le istituzioni, perché queste comunità possano percepire non solo la presenza simbolica ma la volontà di essere in campo come presidio di legalità. È importante che l'operazione che parte oggi abbia anche un suo riverbero in tutti i territori e si possa diventare davvero un riferimento in una lotta alla criminalità che ci vede assolutamente da sempre in prima linea.